Buonasera a tutti. Allora, Lucco Diego, Nicco Davide, Principi Francesco, Gaeta Cosimo, Crivello Giancarlo, Ristaino Domenico, Finelli Gabriele assente, Buggin Piercarlo, Gaido Claudio, Rasori Augusto, Del Vento Marco è momentaneamente assente, Gallo Walter e De Maria Francesco. Solo due assenti. Allora, prima di cominciare con l'ordine del giorno, diamo per letti i verbali della seduta precedente. Se non ci sono interventi sui verbali della seduta precedente, li diamo per letti e approvati. Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. Relazione al sindaco Nicco. Il decreto legislativo 118 del 2011 obbliga i comuni a redigere il cosiddetto bilancio consolidato, cioè un bilancio che includa non solo quello del comune soggetto che redige il bilancio, ma anche quota parte delle società in cui ha delle partecipazioni. Il comune di Villastellone ha due partecipazioni, uno nel consorzio valorizzazione rifiuti Covar 14 in sostanza, quindi per quanto riguarda tutto il pacchetto rifiuti, dove una percentuale del 2%, ha tre partecipazioni, chiedo scusa, il Covar nella misura del 2%, il CISA nella misura del 9,22% e poi ha anche, almeno formalmente, una percentuale nella SMAT dello 0,00009%, quindi quasi nulla. Proprio questa bassa partecipazione permette di esentarla dal consolidato, quindi nel consolidato del comune di Villastellone non entra SMAT perché la quota è troppo bassa, è millesimale, quindi non lo consideriamo. Invece entrano il consorzio socioassistenziale CISA 21 e il COVAR. Il consolidato consiste nel sostanzialmente prendere il valore della partecipazione in bilancio e sostituirla con la quota parte di patrimonio netto della partecipata e eliminare i crediti e i debiti sempre in quota parte. Il risultato è questo, che non si discosta molto dai numeri del bilancio del comune di Villastellone, perché appunto anche con questi due consorzi la nostra partecipazione è molto bassa, quindi i numeri sono quasi irrilevanti. Direi che ho detto tutto. Grazie sindaco, ci sono interventi su questo punto, prego consigliere Gallo. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo letto il documento unico di programmazione sulla relazione del sindaco. Volevo chiedere, avevo letto un punto che mi sarebbe piaciuto anche avere una spiegazione sul discorso della Water Company, che c'era un discorso su una società che è stata inserita, poi ci hanno risposto che non dovevamo inserirla, se poteva chiarire. Non avevo capito molto bene quel passaggio nella delibera, ecco, se poteva darmi delle spiegazioni nel merito, mentre per quanto riguarda gli aspetti un po' più dove il comune ha una parte più integrata quanto riguarda sia il consorzio CISA che il consorzio per i rifiuti, sul consorzio dei rifiuti ovvio, secondo il nostro punto di vista sarebbe anche utile cercare di ridurre un po' il piano economico, ecco, sui rifiuti, se riuscissimo a trovare delle strategie, ecco, per cercare di contenere anche questa quota parte dei soldi che dovremmo dare al COVAR. Secondo me ci sono delle marginalità, conosco altri comuni che con un lavoro di ricamo sono riusciti in questi anni, cito il comune di Santena, ad avere, ecco, loro non appartengono al COVAR, ovviamente appartengono a un altro ente, però si è riusciti attraverso un lavoro di ricamo, ecco, a cercare di trovare delle condizioni per diminuire la tassa, quindi da un certo punto di vista saremmo interessati anche noi a studiare delle formule per vedere se si riesce a razionalizzare meglio il servizio al fine di diminuire ovviamente l'onere a carico dei contribuenti. Per quanto riguarda il CISO, visto che mentre gli altri risultati comunque tendevano a pareggiare i costi
conti degli anni precedenti. Ho visto che il CISA ha avuto un risultato migliore rispetto agli anni precedenti. Da un lato mi ha fatto piacere, anche perché in questo periodo, diciamo, il CISA ha come presidente un nostro concittadino, e quindi da un certo punto di vista il risultato positivo mi ha fatto anche un certo piacere. Quindi spero che questo cammino positivo possa essere un buon viatico anche per cercare di migliorare i servizi. Per quanto riguarda appunto l'offerta sul CISA e sulle attività, diciamo, inerenti anche un po' a quello che può essere l'offerta dei servizi su Villa Stellone, così come si è fatto il discorso per il Covar, anche secondo me i servizi alla persona meriterebbero uno sforzo maggiore. Non sto qui a rivangare le opportunità che abbiamo avuto in questi anni per poter aumentare questa offerta e per ragioni varie ed eventuali non siamo riusciti ad ottenere. Io penso che comunque, se riuscissimo a migliorare l'offerta dei servizi e comunque a mantenere più basse le aliquote, si farebbe un'operazione ben vista. Quindi noi ci asterremo dalla votazione di questo bilancio consolidato, anche perché va a comporsi di più elementi, mentre su alcuni aspetti vediamo aspetti positivi, su altri aspetti vediamo aspetti o non positivi o in qualche volta addirittura peggiorativi, come può essere il nostro bilancio di riferimento proprio del Comune, per cui la nostra decisione finale è quella di astenerci da questa delibera. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Ok, allora la parola al sindaco che risponde. L'intervento del consigliere è andato un po' fuori tema, nel senso che questo è il bilancio consolidato consuntivo del 2017, quindi il tema è sommare dei numeri, l'intero numero del comune di Villa Stellone e quota parte dei numeri degli altri consorzi. Per quanto riguarda invece la prima domanda, era quello che ho detto all'inizio, cioè tutto il comparto della SMAT non va consolidato, non entra nel perimetro di consolidamento, in quanto ci sono delle motivazioni tecniche che, se vuole, può approfondire con l'ufficio tecnico, con l'ufficio ragioneria, ma in sostanza perché è troppo piccola, 0,0009, quindi dice la norma, escludetela, non consolidatela. Esatto, perché ci sono delle motivazioni. Sulle altre due cose, insomma, vado anch'io fuori tema, così pareggiamo. Sul CISA va bene, quindi c'è un giudizio positivo, in quanto si è evidenziato un avanzo. Quindi prendo atto che avanzo uguale bene, questo vale sempre, varrà anche quando ci sarà il bilancio del Comune. Per quanto riguarda il COVAR, facciamo ogni anno prima con l'assessore Villa, adesso con Giancarlo, una sorta di tentativo, a volte riuscito, a volte non si riesce, di minimizzare i costi, proprio per minimizzare l'impatto del costo della tassa rifiuti. Credo che siamo a buon punto, nel senso che siamo tra i comuni in cui si paga meno. È sempre tanto, quando c'è da pagare sono io il primo a esserne dispiaciuto, però insomma penso che, se andiamo a fare il raffronto tra i comuni, siamo decisamente tra i percentili più bassi, quelli che pagano meno, specialmente come famiglie, un po' meno come imprese. C'erano altre nuove domande? No, mi pare che i temi fossero questi. Quindi. Grazie sindaco, ci sono, prego, consigliere. Sì. Non voglio entrare in tatticismi e in tecnicismi, non è che avanzo di solito è bene. Avanzo è bene se io ho un'offerta, riesco a avere delle spese e produco un avanzo. Poi bisogna anche capire come si gestisce l'avanzo, perché non è che basta produrre avanzo è già bene di suo, perché se produco avanzo e poi non produco marginalità, profitti e benessere, produrre solo avanzo fino a se stesso secondo me è male, ecco, giusto per intenderci su che cosa vuol dire produrre avanzo. Io ho letto i dati così del consolidato del CISO, ho visto che c'è un risultato positivo rispetto all'anno scorso e quindi da un certo punto di vista sono contento. Ho precisato che secondo me bisogna anche incrementare l'offerta dei servizi, quindi da un certo punto di vista se si produce avanzi e si aumentano i servizi, siamo tutti d'accordo da questo punto di vista. La ringrazio.
faccio solo una battuta, sì. Diciamo che parafrasando una frase celebre, l'avanzo con gli amici si applica, con i nemici si interpreta, quindi l'avanzo può essere buono o non buono a seconda dei casi, va bene. Ok, grazie per una battuta. Grazie signor. Ci sono altri interventi? No, allora passerei alla votazione, quindi i presenti siamo 11. Sì, perché mancano due. Allora, presenti 11, astenuti 1. Quindi votanti 10, voti favorevoli 8, voti contrari 2. La delibera è approvata. Secondo punto dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP periodo 2019-2021. Articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000, approvazione. Relazione al sindaco. Il documento unico di programmazione, articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, impone ai comuni di fare una sorta di elenco dei lavori sul titolo secondo, quindi lavori di una certa entità, che intende fare negli anni futuri. Noi, come già fatto nei mandati scorsi, preso atto che tra 8 mesi, 10 mesi scadrà questo mandato, ci siamo limitati volutamente a mettere tra i lavori da fare solo quelli che potremmo riuscire a iniziare entro la fine del mandato, che sono sostanzialmente 4, di cui uno praticamente doppio. Manutenzione antisismica della scuola materna, per il quale abbiamo già lo stanziamento, è già stato dato l'incarico al progettista che dovrebbe concludere i progetti tra qualche giorno, hanno già fatto i carotaggi ieri mi pare, quindi stanno facendo i carotaggi per il progetto antisismico. Poi messa a norma dell'antincendio della scuola Pavese, per il quale abbiamo chiesto 1,5 milioni alla regione e 200,000 euro allo Stato. Attenzione, non sono contributi questi, sono allargamento di patto di stabilità, quindi i soldi li mettiamo noi, loro ci devono concedere di fare la spesa e qua siamo in attesa di risposta. E 130 di antincendio del palazzo municipale, questo chiesto allo Stato. Questi 4 lavori sono stati inseriti nel DUP, ovviamente il DUP è modificabile in qualsiasi momento, quindi l'amministrazione prossima che verrà potrà aggiungere i lavori che ritiene di dover fare, magari eliminare quelli di questi che non dovesse ritenere opportuno portare avanti. Grazie sindaco, ci sono interventi su questo punto, prego consigliere Gallo. Qui è un altro punto fermo delle critiche che io da questi banchi, ovviamente nel ruolo che mi è stato assegnato, rivolgo sempre alla maggioranza. Secondo me non avere una programmazione strategica è un grave difetto, poi per carità ci sono interpretazioni diverse e quindi qui si vive alla giornata. Secondo me invece uno deve avere anche l'orgoglio e la volontà di guardare oltre, perché alcuni interventi non si possono fare alla giornata, bisogna avere una visione strategica e quindi pianificare dove si vuole arrivare, quindi volta per volta cercare di razionalizzare le risorse al fine di raggiungere quell'obiettivo. E forse la legge propone di creare un documento unico di programmazione triennale proprio per dare degli strumenti alle amministrazioni per poter guardare lontano. È ovvio che noi ci accontentiamo di guardare al di là del nostro passetto, per carità, poi posso anche andare a valutare i passetti, però secondo me manca una visione di ampio respiro, una visione di insieme, una progettualità, e avere un DUP senza nessuna strategia secondo me è fuori anche dal principio logico con cui viene richiesto di formalizzarlo, no? Appunto una visione più a lungo respiro, perché si bastasse vivere alla giornata. Poi per carità adesso c'è la scusa delle elezioni, però mi sembra che in questi anni, elezioni o non elezioni, il modus operandi sia sempre stato bene o male lo stesso, e quindi noi l'abbiamo sempre criticato da questo punto di vista, quindi ci sarebbe piaciuto avere anche dei progetti magari condivisi. Poi per carità non c'è stato lo spazio e penso non per colpa della volontà delle opposizioni per non poter creare degli spazi di riorganizzazione del tessuto villastellonese, nel senso che di temi propri
proposti in questi anni ce ne sono stati parecchi, si è iniziato a volte ad aprire dei tavoli di concertazione, ma poi alla fine penso che non è stato interesse della maggioranza condividere con noi il percorso amministrativo con le opposizioni. Secondo me questo è un limite, perché poi comunque nella visione di punti di vista diversi c'è un arricchimento anche della volontà progettuale e di amministrazione. Ecco, invece vedere sempre chi sta al di là del banco come il nemico da battere, secondo me è una visione un po' limitata, così come abbiamo una visione limitata nel DUP, abbiamo una visione limitata nel confronto con le minoranze. Io penso che le minoranze con tutti i loro difetti, ecco, in questi anni abbiano cercato di proporre temi, argomenti su cui poter lavorare insieme, c'è sempre stato un muro contro un muro. Detto questo, ecco, andando poi a visionare i punti, ecco, da un certo punto di vista sono contento che finalmente dopo anni, ecco, la nostra voce in cui si chiedeva, ecco, un intervento concreto sulle scuole medie, perché non c'è mai stato, ecco, non è che sono tanti anni, ecco, il certificato di protezione incendi, noi abbiamo sempre gridato allo scandalo per questa cosa qui, che noi siamo andati sempre a fare interventi sulle scuole medie, abbiamo investito, adesso a spanne ovviamente la cifra non sarà quella, ma siamo arrivati quasi a spendere €1 milioni, ecco, sulle scuole medie. Manca ancora il certificato di protezione incendi, che forse la sicurezza è alla base di una funzione pubblica, di una struttura, ecco, quindi qui si fa le cose un po' al contrario dal mio punto di vista, però meglio tardi che mai, quindi apprezzo il fatto che si stia facendo, così come si sta facendo il discorso dell'antisismico, che è un tema che Villastellone, anche se non è zona sismica, è giusto che affronti, è giusto che metta in sicurezza, ecco, i propri edifici. Se proprio devo concludere, ecco, il mio discorso sulle scuole medie, ho sempre criticato il fatto che oggi mancasse il certificato di protezione incendi. L'altra cosa che io trovo veramente un po' fuorviante sull'organizzazione del plesso scolastico delle scuole medie è stata la scelta di voler inserire con la forza la Croce Verde all'interno del plesso scolastico. Con questo ha portato degli extra costi che hanno generato, infatti noi abbiamo speso abbondantemente delle risorse per rifare una sede alla Croce Verde. Ecco, io adesso non voglio fare la critica della Croce Verde, ma sto cercando di fare un ragionamento sull'organizzazione delle risorse. Noi anche adesso abbiamo chiuso cancelli, chiuso viabilità, modificato viabilità interne al plesso scolastico, creando anche delle difficoltà alle utenze che già lo gestivano. Secondo me quella funzione avrebbe avuto una migliore allocazione in un altro posto, per dire. Io adesso faccio la mia proposta, che per carità sarebbe stata da condividere magari in maniera più concreta, ma io mi sarei visto meglio, che ne so, la Croce Verde a Palazzo Voitile, fare un plesso insieme alla farmacia con delle gestioni abbastanza più più omogenee rispetto ad andare a inserire il micronido in mezzo alla farmacia e magari spostare il micronido nel plesso scolastico. Mi sarebbe sembrata una razionalizzazione migliore. Io faccio un esempio, poi io mi sono posto questa domanda, non so se ve la siete posta anche voi. Io immagino un'emergenza che capiti alle due del pomeriggio, quando ci sono i ragazzi che escono, ci sono tutte le macchine assiepate, lì un'ambulanza che esce d'urgenza da quel posto lì, secondo me comunque non è una facilità, cioè comunque si crea una situazione, un'interferenza, ecco, chiamiamola interferenza con le parole date, con interferenza tra due funzioni che secondo me siamo andati a creare noi, perché lì è ovvio che un'ambulanza, se deve uscire d'urgenza, o esce l'ambulanza con meno urgenza, però anche quello, un pronto soccorso che deve limitare la velocità, dal mio punto di vista è un ossimoro, oppure si crea comunque una possibilità di interferenza con il plesso scolastico. Quindi detto questo, anche lì magari una migliore progettualità dal mio punto di vista avrebbe potuto garantire un risultato migliore. Detto questo, penso che il nostro voto sia ovviamente negativo all'approvazione del DUP, anche perché non c'è nei fatti. Signor Gallo, ci sono altri interventi su questo punto? Vuoi dare una risposta? No? Ok. Bene, allora passerei alla votazione. Presenti 12, astenuti, nessuno, votanti 12, voti favorevoli 8, voti contrari 4. La delibera è approvata.
Terzo punto all'ordine del giorno, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100. Ricognizione partecipazioni possedute. Relazione al sindaco. Qua banalmente un altro obbligo direi abbastanza formale per quanto almeno riguarda il comune di Villastellone, cioè fare una ricognizione di tutte le partecipazioni pubbliche e vedere se è obbligatorio e è opportuno mantenerle nel possesso. Noi in realtà però abbiamo solo una partecipazione che è quella della SMAT 0,0 eccetera, e questa è praticamente obbligatoria mantenerla, quindi ne prendiamo atto, non ci sono altre partecipazioni da dismettere nel nostro caso. Grazie sindaco, sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi passerei alla votazione. Aspetta che compongo il microfono. Allora, presenti 12, astenuti 1, votanti 11, voti favorevoli 8, voti contrari 3. La delibera è approvata. Punto 4 all'ordine del giorno, variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2018-2020. Esame ed approvazione. Relaziona il sindaco. Con questa variazione di bilancio, che non è l'ultima, bensì la penultima, perché ne abbiamo già in itinere un'altra, per fortuna con segno positivo, con questa variazione di bilancio però apportiamo delle modifiche sia alle spese in conto capitale sia a qualche spesa in conto corrente. Partirei dal conto capitale, che sono quelle più rilevanti. Stanziamo quindi nel capitolo 50.000 euro per manutenzione straordinaria strade, stiamo parlando del titolo secondo, quindi opere pubbliche, lavori in conto capitale, 50.000 euro di strade e 15.000 euro per le telecamere, quindi per gli impianti di videosorveglianza. Entrambe queste somme sono state chieste come contributo alla Regione, attenzione, come sono espresso male, non come contributo nel senso che ci diano i soldi li mettiamo noi, ma è stato chiesto come ampliamento dello spazio di stabilità, cioè che sostanzialmente il Comune possa spendere questi soldi senza che questi rientrino nel conteggio dello spazio di stabilità. Se ci verranno dati dovremmo impegnare queste somme entro fine anno. Si prevede che per metà ottobre, fino a ottobre, ci sia una risposta da parte della Regione. Quindi questi sono i due grossi stanziamenti in conto capitale. In conto esercizio, quindi sul titolo 1, mi limiterei alle cifre un pochino più rilevanti, anche se in effetti di cifre rilevanti non ce ne sono quasi, sono quasi tutte poche centinaia di euro. Evito di descrivervi un dare avere, ci sono 273 euro per sedie per l'ufficio anagrafe, abbiamo avuto un cambio di dipendente, quindi forse hanno valutato di cambiare la sedia variando l'altezza. Poi ci sono 900 euro con il quale stiamo comprando un gazebo per le scuole, scuola materna per l'Ombra. Abbiamo delle variazioni in diminuzione di 2.000 euro per quanto riguarda l'energia elettrica, ma in aumento di 2.000 euro per quanto riguarda il gas delle scuole, cioè abbiamo speso un po' meno di energia elettrica ma un po' più di gas, quindi facciamo un giro conto. 1.500 euro in più di ferramenta per interventi di manutenzione negli edifici scolastici, nottolini, roba del genere, sul quale piccole manutenzioni di ferramenta sul quale siamo dovuti intervenire. 790 euro di riparazione e sostituzione di pneumatici dello scuolabus, 2.500 euro risparmiati delle spese della mensa scolastica, perché il controllo dell'acqua verrà fatto d'ora in avanti direttamente dall'ASL e non più da noi privatamente, quindi riusciamo a risparmiare qualcosa anche qua. 6.200 euro in meno, perché spendiamo 4.000, altrimenti invece di 10.000 per fare una pulizia di alcuni terreni comunali incolti che avevamo messo i soldi. Poi in particolare quelli dove verranno fatti tra i vari, anche quelli dove verranno fatti in inverno gli orti urbani.
Poi 3.000 euro in più di fornitura, materiale per viabilità stradale, mi pare sia connesso al dosso che si era rotto, abbiamo sostituito. Poi ci sono le strade di cui vi ho detto e poi basta, direi che non ci sono altre cifre rilevanti se non variazioni di qualche centinaia di euro per ogni capitolo. Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo punto? Prego Consigliere Gallo. Sì, volevo fare anche una domanda. Ho letto anch'io dei 50.000 euro che si vuole stanziare per i lavori di manutenzione strade e 15.000 euro per quanto riguarda il discorso delle telecamere. Volevo capire se potevate darci degli approfondimenti maggiori su quale tipo di intervento si voleva realizzare. Ok, vuoi descrivere tu? Prego, la parola al Vice Sindaco. No, per quanto riguarda le strade, abbiamo la sistemazione di il raccordo tra i vari ponti delle autostrade, tra la parte asfaltata e la parte bianca, c'è da raccordare praticamente tutti i sottopassi, Tetti Mauretti, Borgo Cornalese, e abbiamo da fare quel discorso, Lago Giolli. C'è da sistemare il tratto di via Pralormo che parte sostanzialmente dalla rotonda, per capirci, del Pino, dove sta Elso, la rotonda di Elso, fino al sottopasso. Dopodiché ci sono alla Baia c'è un ultimo pezzo da asfaltare in via, sempre conclusione in via Pralormo, e poi ci sono dei rattoppi che abbiamo preventivato e soprattutto anche uno abbastanza grosso che è di nostra proprietà nella zona di Vallongo, lato dove nostra Vallongo, dico Vallongo ma è la nostra proprietà, sostanzialmente non mi ricordo la via come si chiama, quella via lì di Vallongo non me la ricordo, comunque è l'ultimo caseggiato di nostra proprietà. Che e dove si va a correre? Dove c'è il ponticello piccolino, quella strada lì, quella lì è di nostra proprietà, sotto la nostra giurisdizione, siccome è molto disconnessa. Al fondo gira a sinistra, c'è l'altro sottopasso del Rigagnolo, c'è un altro ponticello, quella strada lì, quella lì è di nostra proprietà. Dove è stato rifatto sì un corrimano poco tempo fa. E poi ci sono riparazioni varie all'interno del paese. E nella zona industriale in via Calcatelli c'è un ripristino nell'incrocio tra via Genova e via Calcatelli. Questo per quanto riguarda le strade, per quanto riguarda le telecamere. Sì, invece sul titolo 1 adesso abbiamo 17.900 euro di lavori da, anche qui sulle strade da fare, e sono previsti tipo ripristino del dosso che è stato appena inserito nuovo in via Como, che c'è questo affossamento dove c'era il vecchio sobbalzo, andremo a ripristinare, e poi ci sono tutti i lavoretti anche qui in via Cossolo, alcuni ripristini. E sempre in autunno, perché finiremo anche qui al 31-12, perché è obbligatorio, partono i lavori, ho sentito poche ore fa l'architetto Viarengo, partono tutti i lavori di via Morra dei Marciapiedi, il completamento di via Madonna dei Marciapiedi e tutta l'asfaltatura di via Madonna. Questi sono i completamenti che devono fare. Prego. Il primo pezzo, quello che hanno fatto nel secondo lotto assieme all'ultimo, ai due pezzi di marciapiede, completiamo anche l'opera di asfaltatura sostanzialmente sempre dalla rotatoria fino all'innesto con via Generale Como. Buonasera a tutti, molto semplicemente i punti in teoria sono tre, però devo ancora valutare in funzione di quello che abbiamo i preventivi definitivi. Con tutta sicurezza, se il progetto parte, sicuramente sarà via Mazzini, zona semaforo, e probabilmente tutta la zona della stazione.
vedendo un pochino in che punti e con quale tematiche. Se riusciamo potremmo toccare anche via Como, considerato che ormai abbiamo una telecamera che è un po' obsoleta e dovremmo un pochino lavorarci sopra, e, però la cosa bisognerà vedere anche se fare telecamera d'insieme più controllo targhe o soltanto controllo targhe, bisognerà vedere con i tecnici poi a lavoro iniziato come riusciremo a sviluppare. Incrocio, ingresso stazione, se si riescono con due o tre telecamere si riesce a prendere proprio un po' tutto l'insieme. No, in teoria no. Non sono collegate con Mairone, quindi non ho. Sì. Grazie, ci sono altri interventi. Prego, consigliere Rasori. Grazie Presidente, no, volevo solo riallacciarmi a quello che aveva detto il Vice Sindaco sulla questione dei dossi. Ho visto che c'è un dosso molto critico davanti al Palazzo del Sole in cui si tende a passare con la macchina nella zona non coperta dal dosso, visto che ultimamente c'è un cono, diciamo così, provvisorio, e se era previsto qualche intervento per mettere maggiormente in sicurezza la pista ciclabile. Grazie. No, allora, premesso che il dosso è fatto per andare piano, no? Poi sappiamo tutti che quello è fatto apposta per rallentare, no? Poi è chiaro che nel nostro DNA ci occhiamo sempre alla scorciatoia, no? Ma poi ho sentito anche qualcuno che ha detto si poteva mettere il dosso tutto lungo, ma nella pista ciclabile il dosso non ci va, quindi non, proprio per legge è vietato. Legge non possiamo mettere. Allora si è messo sulla carreggiata stradale, poi il fatto che si fa la gincana, andremo a mettere due paletti di gomma, adesso stiamo valutando questo discorso qua, in maniera tale che le macchine non circumnavigano e non... È anche vero che adesso si è creata questa situazione dove è stato asportato il vecchio dosso, quindi c'è un po' di strada dissestata, con il nuovo dosso crea un sobbalzo un po' più pesante, notevole, infatti andremo a fare subito il ripristino per rimettere il manto stradale in sistemato in maniera tale che almeno, però niente, l'abbiamo messo a posto perché deve andare piano, la gente deve andare piano. Poi io capisco che è impattante, però niente, l'obiettivo è rallentare, perché lì è un punto abbastanza critico. Grazie, ci sono altri interventi. Prego, consigliere Gallo. Sì, premesso che sono d'accordo anch'io che nei centri urbani la velocità debba essere limitata, ecco, io dal mio punto di vista sarei intervenuto, a parte i dossi che possono essere degli strumenti utili o no, cioè bisogna capire poi come si vuole intendere. Io per ridurre la velocità nel paese avrei seguito due punti: allargare i marciapiedi, e l'altro punto importante secondo me era diminuire il limite di velocità, portarlo da 50 a 30 all'ora, e poi anche garantire e magari controllare il limite di velocità. Non mi vorrei spingere sulle pedonalizzazioni, ma lì si potrebbe anche aprire uno scenario, nel senso che si possono avere anche degli strumenti alternativi per far sì che le cose avvengano. Secondo me anche da un discorso di educazione stradale, civica, ecco, il fatto di dover abbassare i limiti può essere anche una soluzione, nel senso che anche altri comuni, ecco, hanno già in qualche maniera seguito questa strada. Il punto di allargare i marciapiedi secondo me non è l'ultimo dei ragionamenti, nel senso che se il pedone ha la possibilità di viaggiare in sicurezza è più difficile che venga investito, questa è la palissiano, ecco, penso. Si stanno procedendo a rifare i marciapiedi, io ho rivisto anche l'intervento che è stato fatto in Via della Madonna, permettetemi, non voglio fare il solito criticone di sempre, però anche lì dal mio punto di vista un marciapiede più accessibile sarebbe stato migliore, nel senso che poi i gradini sono rimasti pressoché inalterati e che in difficoltà motoria, come era prima, anche oggi non è che si è migliorato da quel punto di vista, ecco, diciamo che bene o male da un punto di vista geometrico le cose sono rimaste abbastanza inalterate. Io penso che quel discorso che ho fatto sul DUP sia un discorso che qui si rivede, nel senso che vogliamo veramente mettere in sicurezza questo paese, dobbiamo programmare una serie di interventi che non
non è che si possono fare con la variazione di bilancio. Io capisco Francesco che si trova costretto a fare il sugo con i pomodori che ha, ecco, mettiamola così, però è ovvio che bisogna cercare di fare un master plan, se avere una meta su cui noi vogliamo tendere, con cui di volta per volta si vanno a montare i pezzi per arrivare all'obiettivo. Ecco, se l'obiettivo è mettere in sicurezza i pedoni, che dal mio punto di vista è ampiamente condivisibile, secondo me le strategie per arrivare a questa soluzione non possono essere il dosso alto 6 metri, anche perché poi abbiamo visto, metti il dosso alto 6 metri, quello tenta di evitarlo, quindi alla fine la macchina la mandiamo nella pista ciclabile per evitare il dosso, alla fine la sicurezza del pedone si va a far friggere, ecco, tra virgolette, da un certo punto di vista. Poi, per carità, adesso studieremo un sistema alternativo per poter fare, ecco. Però secondo me bisogna cercare di avere anche l'ardore, ecco, di poter allargare i marciapiedi. È ovvio che se noi allarghiamo la sede stradale destinata ai pedoni e diminuiamo la sede destinata alle automobili, con tutte, ovviamente non è che possiamo fare una cosa random, bisogna avere un progetto, diciamo, organico con cui questa cosa si possa andare a realizzare, è ovvio che aumenteremo la sicurezza pedonale e ciclabile all'interno del paese. Detto questo, ecco, anche su Via Cossolo secondo me un po' il problema rimane anche quello, nel senso che dobbiamo avere il coraggio una volta di mettere mano su questa Via Cossolo per dare una maggiore mobilità a chi va a piedi, anche se vogliamo cercare di rigarantire dal mio punto di vista un maggiore approccio a quelle che possono essere le attività commerciali, perché anche Via Cossolo oggi da un certo punto di vista è pericolosa. Bisogna avere l'ardore di provare a studiare dei sensi unici. Non è che parlare di sensi unici a volte può sembrare una bestemmia, però ci sono fior fior di comuni che viaggiano sui sensi unici. Una macchina a fare 100 metri in più con la macchina ti costa un po' di benzina. È ovvio che se noi riusciamo ad agevolare, dobbiamo decidere chi vogliamo agevolare. Detto questo, a me vanno bene i dossi, è giusto il punto del dove l'avete messo, ma a volte la sera nella zona della piazza dove abito io, a volte ci sono veramente delle gare di velocità, e allora a quel punto anche lì bisogna cercare di capire l'educazione, fare delle multe, cercare di mettere anche un discorso di io faccio anche il discorso educativo, perché secondo me anche i giovani vanno educati, secondo me, su determinate questioni, o almeno dovrebbe essere dovere dell'amministrazione informare, che poi le persone non seguono l'informazione, però il nostro dovere è informare, fare formazione, informare, cercare di avere un progetto più ampio. Secondo me andare a fare il taccone qua e là, certo, bisogna farli i tacconi, sono d'accordo con voi ed è giusto farli, però bisogna avere un discorso più ampio per cercare di andare a combattere il problema alla radice, perché sennò poi il problema non riusciremo mai a risolvere in maniera definitiva. Detto questo, io penso che così come è stato, ecco, per tutte le altre variazioni di bilancio, io mi sarei aspettato, lo chiedo sempre, ma poi non avviene quasi mai, ecco, la possibilità anche di poter in qualche maniera coinvolgere anche le minoranze, ecco, nelle decisioni, anche nelle gestioni delle cose, proprio per arrivare a delle scelte condivise. Secondo me non era un percorso sbagliato, purtroppo anche qui non si è fatto e si continua a non fare, e si faranno la commissione, quella giusta che serve per rispondere al regolamento e dare la parvenza di condivisione, ma secondo me non è lo spirito con cui fare le cose. Ecco, io sono convinto che da un lavoro di sinergia possono essere risultati migliori. Ecco, mi dolgo, ecco, perché questa cosa continua a non avvenire, quindi per noi il nostro giudizio non può che essere il solito che abbiamo espresso in questi anni, e mi dispiace perché secondo me i margini per un confronto proficuo ci potrebbero essere. Grazie. Grazie consigliere Gallo, ci sono altri interventi sull'argomento? Prego consigliere Del Vento. Sì, perché sembra che faccia proprio i miei interessi, però forse ho capito male in quanto ci abito, ma c'è l'intenzione di asfaltare via Chieri, quindi? Ho capito male? Ah, quindi hai capito male, Frank. È colpa sua. Boh, no, perché se in quel caso vi ponevo delle domande io, ma assolutamente. Grazie. Ok, allora, se non ci sono più interventi, passare alla votazione. Presenti 12. Astenuti. Nessuno. Votanti 12, voti favorevoli 8, voti contrari
4. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, quindi è approvata in prima istanza. Immediata eseguibilità, quindi presenti 12, astenuti? Nessuno. Votanti 12, favorevoli? 8, contrari? 4. Quindi la delibera è approvata. Quinto punto all'ordine del giorno, convenzione tesoreria comunale, modifica per adeguamento normativo. Relaziona il sindaco. Dunque, la circolare del Ministero dell'Economia che recepisce un'altra norma di cui non ho traccia, non ho i riferimenti, comunque la norma spiegata dalla circolare del Ministero dell'Economia del 22 giugno 2019, che spiega una norma europea, se non sbaglio, una norma europea, vieta alle banche sostanzialmente di percepire delle commissioni nei bonifici effettuati dalle amministrazioni pubbliche. Quindi anche noi, tutti gli enti pubblici italiani, devono modificare le convenzioni con la propria tesoreria, recependo il fatto che per i bonifici che noi faremo, le operazioni bancarie che il Comune farà, non pagherà più l'euro che era la spesa di prima. Ovviamente questa convenzione, essendo vigente una convenzione con contratti firmati, deve essere accettata dalla controparte, che nel nostro caso è la Cassa di Risparmio di Fossano. Abbiamo trattato, meglio hanno trattato direttamente gli uffici, la Cassa di Risparmio di Fossano è disponibile a non farci più pagare un euro di bonifico per ogni bonifico che facciamo, chiede in cambio un addebito forfettario annuale di 250 euro. 250 sono più o meno, anzi forse qualcosa in più, i bonifici che noi facciamo, quindi di fatto si sostituisce un importo addebitato ogni volta con un importo forfettario annuo per 250 euro l'anno. Dobbiamo però modificare la convenzione, prevedere questa cosa nell'ambito della convenzione. Grazie sindaco, prego consigliere Gallo. Volevo fare una domanda, non ho capito bene, ecco, ma la commissione non viene pagata nei bonifici che esegue il Comune attraverso la tesoreria, o qualunque cittadino che paga un diritto di segreteria non paga la commissione? Non ho capito solo. Allora, in tutte le convenzioni vigeva la regola per cui quando il Comune effettuava un pagamento a favore suo, lei non riceveva mai il totale del pagamento, ma detratta la Commissione. La Commissione europea ha detto che questo non va bene e il Ministero ha detto andate a modificare tutte le convenzioni che prevedono questo. La nostra convenzione, come tutte le convenzioni in giro, prevede questo e abbiamo provveduto a modificarla. Ma perché è la sua banca? Perché è la sua banca? Parliamo delle convenzioni di tesoreria, la banca. Ok, ci sono altri interventi su questo punto? No? Allora passerei alla votazione. Presenti 12, astenuti? Nessuno. Votanti 12, voti favorevoli 12. La delibera è approvata. Sesto punto all'ordine del giorno, impianto sportivo di proprietà comunale attrezzato a campi da tennis in corso Savona 21B. Approvazione bozza di convenzione tra il Comune e l'associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Villa Stellone. Relaziona il vice assessore allo sport Principi. Sì, martedì abbiamo fatto la commissione dove abbiamo condiviso all'unanimità, con esito favorevole, quello che sarà un sodalizio che legherà sostanzialmente il Comune all'associazione, al Tennis Club, per 15 anni, nella convenzione abbiamo citato. Cosa prevede questa convenzione? La convenzione prevede che la società, l'associazione sportiva Tennis Club, dopo tanti anni di desiderio, realizza la chiusura di uno dei due campi da tennis invernali. Il numero 2 era quello che è stato individuato, si metterà un pallone ad aria che andrà in funzione nel periodo invernale, questo per dare anche continuità a quelle attività che già il tennis fa d'estate, anche con corsi di scuola o quant'altro, per in qualche maniera continuare e inserire all'interno proprio della struttura del tennis anche le scuole, i ragazzi che d'inverno si trovavano spiazzati.
Come abbiamo detto, dura 15 anni, l'investimento è a carico dell'associazione Tennis Club, supportato chiaramente dal comune. Chiaramente se ci saranno utili e il mutuo che aprirà presso la banca il tennis riuscirà a pagarlo integralmente, perché ha dei grossi utili l'associazione, verrà saldato dall'associazione. In qualsiasi momento, in qualsiasi istante, questo non dovesse verificarsi, con l'approvazione del bilancio che dovranno presentare a marzo di ogni anno, con il negativo che c'è, il comune chiaramente integra a copertura dell'importo che devono, per quale sono in negativo. Come dicevo, dura 15 anni, ci aspettiamo che cosa? Chiaramente che funzioni, ci aspettiamo, è un'aspettativa che il Paese aveva e siamo contenti di poterlo realizzare. C'è un professionista che gli sta supportando, stamattina ha concluso quello che è agli addetti ai lavori con gli uffici tecnici ed ufficio tecnico e l'ufficio edilizia, quindi che fanno capo a Carpinello e alla Virtò, quelle che è tutti i volgarmente chiamati papiri per poter spedire, mi spiegavano stamattina, all'ufficio paesaggistico, ai vigili, e un minimo di permessi progettuali ci vogliono e sono pronti. Infatti mi hanno chiesto di poter appunto contattare il presidente dell'associazione e nelle prossime settimane di fare un confronto con gli uffici, l'impresa che è stata individuata dall'associazione per fare i lavori e l'associazione tennis proprio per dare il via ai lavori. E come ci eravamo lasciati, prevediamo un 90 giorni di iter, quindi fino a fine anno il completamento di tutte le pratiche per poi la realizzazione. Sono anche previste nella convenzione, e qua ci tengo a dirlo perché è una cosa che piano piano dovremo prenderne atto deve diventare di normale routine, mentre prima in qualche maniera il comune pensava a tutti i pagamenti di tutte le utenze. Nelle convenzioni ultime che abbiamo fatto, calcio, tennis, pallavolo, anche coloro che si occupano degli impianti devono versare in una quota budgetaria forfettaria individuata in un 15%, lo devono poi ritornare nelle casse dello Stato, dello Stato, del Comune, perché come voi sapete la Corte dei Conti impone che tutti gli edifici non possono essere dati a titolo gratuito, ma devono avere un minimo di, non voglio dire di rendita, ma ci deve essere un minimo di rendicontazione verso l'ente che dà, in questo caso il Comune che dà. Io penso che possa funzionare, ci sono dei buoni auspici perché siamo anche abbastanza veloci e che ne so, magari a febbraio facciamo, adesso qua vedo il presidente, perché magari facciamo l'inaugurazione, dai, ce la mettiamo tutta e quindi volevo anche rassicurarvi, nel senso che viene spontaneo, no? Uno dice ma l'associazione, poi il direttivo si dimette, cosa facciamo, come sono impegnati, a che titolo? Allora, il direttivo ha libertà di dimettersi, verrà sostituito, c'è qualche problematica, il comune è garante, perché poi la proprietà rimane sempre del comune e si farà carico totale della copertura, chiaramente del mutuo che andranno ad aprire. Questo era quanto vi volevo dire, se poi ci sono altre domande ben volentieri. Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego, consigliere. No, io non faccio domande, però sono molto felice di questo intervento. Non lo dico polemicamente, ma sarebbe stato bello fosse stato fatto anche precedentemente, perché credo che giocare a tennis a Villastellone è diventata ormai una prassi per molti, cioè una cosa consolidata, ha dei costi assolutamente accessibili, perché ci sono dei volontari dietro che ci lavorano bene, i campi sono molto ben mantenuti, visto quello che abbiamo anche intorno a livello di campi da tennis, che sono gestiti tutti privatamente, hanno dei costi comunque molto più elevati. Io direi che veramente è una sorta di fiore all'occhiello, e quindi sono veramente molto contento, perché se lo meritano loro come associazione.
amministrazione, e anche il fatto comunque che l'amministrazione supporta comunque questo tipo di organizzazione, secondo me è assolutamente lodevole, quindi noi esprimiamo assolutamente felicità. Grazie consigliere Del Vento, prego consigliere Gallo. Sì, io innanzitutto volevo ringraziare, questo c'entra poco col pallone, però volevo ringraziare il Presidente del Consiglio nella persona di Diego, ecco, perché è stato lui che in conferenza di capigruppo ha voluto fare la commissione, e secondo me da questi piccoli gesti secondo me si vede anche la statura di un amministratore, nel senso che molte volte le convenzioni ormai si è persa l'abitudine di portarle in convenzione, e secondo me il fatto che Diego, ecco, abbia voluto, e ho visto quella mattina che lui si è impegnato personalmente, ecco, a voler convocare la commissione, a me ha fatto piacere, ecco, a prescindere dall'argomento che si è trattato, ecco, quindi gliene volevo rendere pubblicamente, ecco, volevo ringraziarlo per questo impegno, perché secondo me, come ho detto prima, la trasparenza, la condivisione degli obiettivi è uno strumento importante, e lui in questo ambito, ecco, almeno ai miei occhi mi ha dato questo buon modo di amministrare, ecco, quindi lo volevo ringraziare, ecco, faccio tante critiche, vedete che poi a volte mi capita anche di ringraziare qualcuno. Ringrazio anche il vice sindaco, ecco, che è venuto in commissione e ci ha spiegato, ecco, tecnicamente, ecco, come si svolgeva il progetto. Mi associo ovviamente alle parole del consigliere Del Vento, e anche dal mio punto di vista, ecco, si parla di copertura dei campi da tennis da tempo immemore, ecco, clubhouse, ecco, tutta una serie di situazioni, finalmente si è arrivati a un obiettivo. E di questo sono contento, e sono anche contento che non si è avuta la paura di programmare il futuro, ecco, io la metto in questi termini, nel senso che si fa un intervento che è ovvio mutuo, che sarà sulle spalle anche di chi verrà dopo di noi. Però la volontà, ecco, di programmare il potenziamento dei servizi sportivi a Villa Stellone, ecco, secondo me questo è importante. Quindi io sono, come gruppo consigliere, sono contento di poter appoggiare, ecco, questo tipo di scelte. Ho sentito dire in quella commissione che presto si farà lo stesso discorso anche per la palestra, ecco. Dal mio punto di vista sulla palestra si sarebbe dovuto intervenire prima, ecco, ce la mettiamo sempre su questi termini, perché in questi anni abbiamo lasciato la palestra in quello stato e dato la priorità ad altri interventi. Beh, lasciamo stare in questo momento le polemiche, abbiamo trovato una strada, ecco, sono contento in qualche maniera che anche la palestra di Villa Stellone trovi una sistemazione, quindi aumentare l'offerta formativa e sportiva in un paese secondo me vuol dire aumentare anche il livello culturale, perché lo sport è sia benessere fisico ma anche è un benessere culturale, ecco, da un certo punto di vista è anche educativo, ecco, quindi i valori dello sport sono valori importanti, e sono contento, ecco, che si stiano facendo, ecco, queste convenzioni con le associazioni sportive per cercare, ecco, di migliorare il nostro pacchetto, diciamo, di offerta sportiva, ecco, quindi non voglio essere troppo lodevole, ecco, perché vado fuori dal mio ruolo, ecco, di rompiscatole, però da un certo punto di vista secondo me bisogna rendere merito quando le azioni lo meritano, ecco, e secondo me sarebbe facile, ecco, dire arriviamo alla fine, ci sono le elezioni, ecco, secondo me non è questo, secondo me bisogna avere la voglia di guardare al futuro a chiunque amministri, e quindi se riusciamo a fare anche la convenzione delle palestre prima delle elezioni io sono contento, ecco, mettiamola così, e quindi il nostro voto è sicuramente favorevole, ecco, grazie. Grazie consigliere Gallo anche per i complimenti e i ringraziamenti. Prego la parola al consigliere Rasori. Grazie Presidente, io vorrei ringraziare il Presidente Giuliani per l'impegno e per averci creduto. Io ho un ricordo personale legato alla mancata costruzione del pallone. Mio padre, che è stato Presidente del Tennis Club ormai più di 30 anni fa, dopo l'ampliamento dei campi dell'Eva e la costruzione dello spogliatoio, aveva anche come sogno quello della costruzione della copertura. Purtroppo la tecnologia e anche le possibilità economiche di allora non l'hanno reso possibile. Sono lieto che uno dei suoi successori abbia in qualche modo portato avanti questo progetto che diventerà realtà, e sono certo che anche all'assessore Villa comunque questa realizzazione farà piacere. Grazie.
Grazie consigliere Rasori. Ci sono altri interventi? No, allora passerei alla votazione. Solo una precisazione, che per il tennis è già stata fatta la convenzione, non passa in consiglio comunale, è passata in giunta. Per il per la pallavolo è già stata fatta la convenzione. Quindi questo è l'ultimo, non per importanza ma per tempistica. Ok, allora quindi passerei alla votazione. Presenti 12, astenuti nessuno, votanti 12, voti favorevoli 12. Anche qui dobbiamo votare l'immediata eseguibilità della delibera, quindi presenti 12, astenuti nessuno, votanti 12, voti favorevoli 12. La delibera è approvata. Settimo punto all'ordine del giorno, presentato dal consigliere Gallo Walter del gruppo Villastellona Democratica ad oggetto progetto ciclabili sicure tra Chieri e Po, protocollo d'intesa attuativo per la gestione delle modalità operative. Quindi darei la parola al consigliere Gallo che la relazione. Grazie. Allora, premesso che una vocazione e delle nuove strategie territoriali si rendono necessarie per aumentare la gestione e la viabilità del nostro territorio comunale, considerato come il nostro gruppo consigliare abbia più volte ritenuto utile sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale tali argomentazioni, ritenendole strategiche per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra comunità, preso atto che il gruppo consigliare di Villastellone Democratica ha presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno nel mese di febbraio in cui si offriva la piena collaborazione per l'individuazione di un master plan di progetto per percorsi ciclabili da condividere con i paesi limitrofi che descrivono quell'area di territorio delimitata dalle colline del Chierese, il Pianalto e il Parco del Po. Sottolineato come la maggioranza abbia respinto all'epoca tale proposta di collaborazione, premesso che oggi l'amministrazione non ci risulta che ci siano investite delle risorse nello sviluppo di un master plan teso alla realizzazione programmatica dell'opera, evidenziato come invece agli altri comuni con noi confinanti abbiano già individuato aree e progetti di riferimento tra cui comuni di Sante, Napoerino, Cambiano, Trofarello, Chieri e Moncaglieri, considerato come la Regione abbia approvato con determinazione dirigenziale numero 3978 del 28/11/2017 il bando percorsi ciclabili sicuri, che consiste in un programma di interventi per la messa in sicurezza delle categorie dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana, evidenziato inoltre come i comuni sopracitati abbiano aderito ad un protocollo comune per la messa in rete di ciclovie adatte all'uso quotidiano che consentono in sicurezza di accedere ai luoghi di residenza, alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli attrattivi, considerato come per tali interventi si sia stanziato un importo complessivo di 2,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro come richiesta di finanziamento regionale, preso atto che il Comune di Chieri sia stato individuato come capofila dei comuni sottoscrittori di tali progetto, vista la determinazione 2141 della Regione Piemonte del 17 luglio 2018 che approva tale richiesta di contributo per 1,5 milioni di euro, sottolineato come anche il comune di Villastellone ha a disposizione una stazione ferroviaria e una posizione geografica baricentrica di cerniere di accesso alle aree del Pianalto e del Po e delle colline chieresi che potrebbe risultare strategici per la piena potenzialità di questo progetto. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare di Villastellone Democratica chiede al Consiglio Comunale di richiedere agli attori coinvolti, nonostante il ritardo, la possibilità di far rientrare anche il nostro comune in tale progettualità territoriale, aderendo al protocollo d'intesa in oggetto, al fine di poter rendere più funzionale ed efficace il proteggio strategico di messa in sicurezza delle ciclovie del territorio compreso tra le colline del Chierese e del Po. Scusate. Grazie. Grazie consigliere Gallo, darei la parola al consigliere Gaido che risponde. Cioè non vi tedierò a lungo con filmati o cose del genere. Comunque allora faccio dietro di te se si dovrebbe vedere. Un attimo che si accende. Faccio una premessa un po' fuori tema, ma siccome si parla di percorsi ciclabili mi sento di chiedere scusa per non essere ancora intervenuti sulla ciclabile in Corso Savona, sulla ciclabile di Corso Savona per quel che riguarda le erbacce e quello che è, ma è stata commissionata in luglio e non potendo mandare lì, non volendo più mandare in quelle zone i volontari del verde, i cantonieri per ora non hanno avuto ancora possibilità di andarci, ci andranno prossimamente. Riuscite a vedere? Ho fatto un minimo di cronologia. Premetto che
Per me il percorso ciclabile è uno dei, vabbè, essendo anche runner e comunque sono anche un ciclista, è una cosa che mi sta molto a cuore, per cui il fatto di ricevere questo ordine del giorno mi ha dato modo di scaricare un po' la tensione di quanto è avvenuto e quello che vi riferirò, diciamo. Ora è stata una combinazione quasi magica, perché comunque il lunedì ho chiamato il nostro sindaco e gli ho fatto presente, guarda, a me, cioè, una delle cose sulle quali veramente vorrei lavorare è la ciclabile, che è una delle ciclabili, ma comunque quella che porta verso Santena, perché comunque è quella che conosco di più, anche perché lavoro in Petronas, per cui capisco e sento anche dall'interno della Petronas la necessità di creare un passaggio in sicurezza verso quell'area. In tutta risposta mi è stato detto ok, perché io proprio venerdì sabato ho avuto informazioni di questo di un bando della regione. Ecco che la prima data, scusate non vi guardo ma leggo lì così, la prima data di un primo contatto in merito a questo bando sulle ciclabili sicure è del 27/12/2017, ero in pieno, diciamo, vacanza natalizia e sono stato nell'ufficio tecnico di Santena per parlare di questa cosa. Vabbè, da qui ho avuto effettivamente modo di vedere quelle che erano le condizioni di iscrizione al bando. Da lì diciamo che l'accordo con Santena era: noi facciamo da capofila e voi siete uno dei comuni, perché tra le condizioni, le specifiche tecniche e il maggior punteggio c'era il fatto che più comuni aderivano e più c'era possibilità di ottenimento dell'appalto. Passiamo all'11/2, un nuovo incontro, perché comunque non avevo più avuto informazioni, per cui vabbè, non metto in mezzo, perché in mezzo ci sono state anche telefonate, e da qui abbiamo visto, vabbè, in linea di massima una piantina, anche perché per questo bando era inclusa fra gli oneri la progettazione. E a quel tempo era stato incaricato un ufficio tecnico di Moncaglieri, mi pare, l'ufficio Castelnuovi, se non sbaglio. In seguito, in linea di massima, vabbè, ci chiedevano una piantina di massima, perché poi il calcolo nel dettaglio sarebbe poi stato fatto ad ottenimento del bando, e sarebbe stato fatto un progetto diciamo un pochino più dettagliato, per cui la piantina rappresenta i potenziali passaggi, quindi poteva essere via le Rimembranza e quindi il percorso lungo la provinciale, oppure parliamo di via Morra, sottopasso, e l'altra provinciale, quella che unisce, diciamo, verso quella che va verso i 126, se non sbaglio, quello che va verso i Favari. Dunque il 20 marzo vengo a sapere dal comune di Poirino, non vado nel dettaglio chi, e successivamente telefono all'architetto dello studio Castelnuovo e successivamente al vice sindaco attuale di Santena. Vengo a sapere che c'è una, e fino lì noi non siamo più stati convocati, e devo dire che mi viene da pensare che anche Santena, che era il mio riferimento, sia stato un po', gli siano state nascoste un po' di cose. Fatto sta che, saputo di questo incontro di tutti i comuni che avevano aderito e noi non eravamo stati inseriti,
stacco dal lavoro, prendo e vado, vado in consiglio comunale a Chieri col sindaco Nicco. In quell'occasione abbiamo fatto le nostre rimostranze, abbiamo visto una situazione di difficoltà fra vari esponenti presenti. Fatto sta che alla fine abbiamo fatto presente appunto del fatto che Villastellone non poteva mancare. Era veramente una cosa aberrante e paurosa il fatto di arrivare fino a Santena e non chiudere sulla stazione di Villastellone e mettere in sicurezza quel passaggio. Da lì abbiamo prodotto questo documento, se si apre, dove facevamo presente del quanto esposto e di quanto avevamo ottenuto in quella sede, e cioè la completa adesione da parte di tutti i comuni presenti, hanno confermato che avrebbero utilizzato la parte di eventuale ribasso per permettere il rientro di Villastellone in queste attività. Tutti, tranne qualcuno, non voglio indicare. Ok. E quindi, scusa? E quindi vado avanti. Non solo, con Petronas avevamo, c'era una condizione verbale che poi abbiamo in quell'occasione abbiamo fatto mettere per iscritto. Abbiamo smobilitato, devo dire, il capo Alessandro Sini, che non era neanche in sede, quindi una domanda proprio burocratica. Se non sbaglio, i comuni sopra i 10.000 avevano diritto solo al 50% del finanziamento rispetto a Villastellone, che avrebbe avuto diritto al 60%. Gli altri comuni si sono presentati come comuni associati, altrimenti a Santa non conveniva andare da solo. Cioè, vi stupisce un po' questo comportamento dei comuni? No, Santa non sarebbe andata da sola. Era lei capofila. Da Moncalieri a Chieri. Questo è. Veramente mi è difficile pensare che sia solo un discorso di coperta corta, mi è veramente difficile. Escludere il vostro prezzo senza dire niente. A questo punto anche gli altri comuni, no, è giusto
E qui siamo arrivati ai giorni nostri, e al 27-8 gli altri... Ho saltato il pranzo oggi, non voglio essere... Però... No. Il finale è questo, nel senso che Santena e quasi tutti gli altri comuni coinvolti accetteranno l'emendamento fatto e prodotto dal comune di Santena, che è questo qua, dove... la leggo tutta, dai. Facendo seguito alla richiesta di invio di osservazione alla bozza di protocollo, cioè loro, tutti i comuni hanno ricevuto un protocollo, una lettera con un protocollo d'intesa dove potevano fare delle osservazioni entro ieri e la valutazione verrà fatta entro il 26 settembre, sto andando a memoria. Facendo seguito alla richiesta di invito di osservazione alla bozza di protocollo d'intesa, il Comune di Santena ha analizzato il documento in considerazione dell'istanza del Comune di Villa Stellone data 21 marzo, quando ci siamo recati a Chieri, volta ad includere nella rete ciclabile proposta il collegamento tra stazione ferroviaria di Villa Stellone e la sede della multinazionale Petronas Lubrificant S.p.A. recentemente ampliata e potenziata. Osserva l'opportunità di adeguare la bozza di protocollo d'intesa di cui all'allegato, finalizzato all'inserimento del Comune di Villa Stellone nella partnership e conseguentemente all'ampliamento della rete con la tratta di collegamento tra la stazione ferroviaria di Villa Stellone e la sede Petronas, che costituisce la naturale prosecuzione della pista ciclabile prevista in Santena e finanziata. Consentirebbe una maggiore articolazione della rete delle piste ciclabili ipotizzata e il coinvolgimento di ulteriore stazione ferroviaria che per il territorio santenese rappresenta un ruolo strategico per il collegamento del Pianalto, di accesso alle Langhe e naturalmente di Torino. A tal proposito, ai sensi dell'articolo 7, variazioni ed eventuali economie del citato protocollo, il Comune di Santena propone la possibilità di utilizzo delle proprie economie di spesa a favore dell'intervento candidato del Comune di Vestellone. Si rammenta la disponibilità di inserire il Comune di Stellone in fase esecutiva del progetto, espresso all'unanimità dei comuni partecipanti al progetto presente all'ultima riunione del 21 marzo, tra cui anche il rappresentante del comune di Chieri. Sì, perché dovevano presentarla entro ieri, martedì, l'altro ieri. Questo è quanto, poi mettere una ciliegina sulla torta, in data 14-7 sentivo il funzionario di Chieri per quest'altra attività in merito a piste ciclabili e collegamento fra i vari comuni, qui si parla di Langhe e Po, e dove siamo inseriti, per cui adesso qui c'è la lettera e qui se lo apre, eccolo qua. Flavio, della tua presentazione vorrei io, a nome di tutta l'amministrazione, ringraziare l'amministrazione di Santena, nel senso che è stata estremamente disponibile nel cercare di risolvere, chiamiamolo questo qui pro quo, perché adesso se si risolve così la questione la enucleiamo, la classifichiamo come un qui pro quo che c'è stato. Santena in primis, ma anche tutti gli altri comuni che in quella sede ci hanno dimostrato e ci hanno espresso solidarietà fisica, nel senso farci entrare, quindi da Trofarello a Cambiano, a Poirino, Santena stessa, insomma, adesso
dimentico che ero qualcuno, ma erano praticamente tutti, li ringraziamo perché ci hanno permesso di superare questa, chiamiamola tra virgolette, misteriosa esclusione alla quale ci avrebbero condannato se Claudio non avesse tenuto gli occhi aperti e si fosse reso conto che stavano per presentare un progetto dove mancava il trattino di Villa Stellone. E quindi, vabbè, qui è l'altro progetto dove ci siamo dentro. Questa è una parte prima di un'ultima variante dove abbiamo messo, vabbè, ancora aggiunto qualche foto e indicazione sul museo di arte contadina più la Villa Morra. Vabbè, io direi che più è sufficiente. Sì, ok, lo spengo. Il finale è che attendiamo una risposta dal Comune di Chieri che avverrà entro il 26 settembre. Cioè, accettato, secondo me, accettato l'emendamento, vuol dire che rientriamo, vuol dire che siamo dentro. Concludo, la proposta di formalizzare la richiesta di rientrare è già stata fatta a marzo ed è stata verbalmente approvata da tutti i comuni ed è stata formalizzata addirittura da un altro comune che è quello di Santena, che l'ha approvata in giunta peraltro. La risposta, se ci ammettono o no, fermo restando che la risposta era già verbalmente positiva, la risposta ufficiale dovrebbe arrivare tra qualche giorno da Chieri, che è il capofila. Entro il 26. Se si è trattato, come tutti noi pensiamo, di un semplice qui pro quo, saremo rientreremo anche noi. Ok, grazie consigliere Gaido. Ci sono altri interventi? Superato almeno sei mesi che abbiamo chiesto. Prego consigliere. Io sono allibito, posso parlare in questi termini? Sono veramente allibito. Allora, io ho letto il protocollo d'intesa, ho letto la delibera della regione di Villa Stellone, non c'è l'ombra. Che adesso il comune di Santena, lo ringrazio anch'io il comune di Santena, che però il sindaco di Santena debba fare il sindaco di Villa Stellone per farci rientrare in un progetto è una notizia. Ecco, quindi adesso è il comune di Santena che fa gli atti affinché il comune di Villa Stellone possa rientrare, è un'altra notizia. Ecco, io pensavo che era il consiglio comunale di Villa Stellone che decideva per Villa Stellone, apprendo che il sindaco di Villa Stellone dice che la delibera del consiglio di Villa Stellone è superata da quella di Santena, e anche per me questa è una notizia. Secondo me il problema è un altro, il problema è un problema relazionale, ragazzi, parliamoci chiaramente, non siamo in grado di avere una politica, questo è il nostro grosso problema. Noi non possiamo pensare di volerci fare i fatti nostri sempre e comunque e poi cercare di voler andare, ma purtroppo questa è la vita, lei si può anche allontanare, ma la realtà dei fatti questa è, perché poi se i comuni limitrofi non... Vabbè, ma dai, non ha intenzione di discutere, qual è il problema Marco? Non è un problema nostro, dai, lascia perdere. Lo so, hai ragione, vabbè, ma se lui non vuole fare il sindaco di Villa Stellone, non faglielo fare, lo farà qualcun altro meglio di lui, spero la prossima volta, cosa ti devo dire? Speriamo nel futuro, cosa ti posso dire? No, è surreale, questa vicenda è surreale. Mi dispiace molto per il consigliere Gaido, che ho visto che si è prodigato molto, e mi dispiace anche, lo ridico pubblicamente, che quando noi come minoranza abbiamo cercato anche di provare a dare un aiuto, è stato rifiutato, perché anche lì è ovvio che l'unione fa la forza, ragazzi. Più strade si riescono a battere, più possibilità abbiamo di vincere la battaglia. È ovvio che se uno vuole tenere nascosto il compitino per poi cercare di... poi i risultati possono essere questi, che anche gli altri ti nascondono il compitino, se posso ammettere la discussione. È ovvio che io lo ringrazio, il consigliere, perché lui ci ha messo tutto se stesso per cercare di rientrare in questa vicenda, ma gli sono mancati gli appoggi politici, parliamoci seriamente, ecco, perché non è possibile che il consigliere Gaido venga sbeffeggiato così pubblicamente, ti mettiamo, non ti mettiamo, ci siamo, non ci siamo, qui dimostra che Villa Stellone vale meno che zero, cioè ci prendono per il culo, scusatemi l'espressione, ma questo è stato, perché non si può dire sì e poi non ci vogliono, dai ragazzi onestamente, ma che statura politica abbiamo, ecco, come possiamo, no, poi finisco, poi ti faccio parlare Claudio, scusami, ma veramente sono allibito da questa cosa qua, io pensavo che oggi noi uscivamo
con la compattezza di un consiglio comunale che tenta su un elemento importante di cercare di andare avanti. Invece adesso vedo che il sindaco si fa forza della richiesta del comune di Santena. Ragazzi, io veramente mi cadono le braccia da un certo punto di vista. Cioè, facciamo amministrare il comune di Santena, magari riusciamo ad avere risultati migliori, mi viene da pensare a questo punto. Poi, scusate se lo dico, l'architetto Castelnovi è stato invitato dalle forze di minoranza, voi forse non ve lo ricordate più, ma noi abbiamo organizzato una serata, si parlava di Corona Verde all'epoca, loro erano strettamente interessati a Villastellone per il nostro ruolo di cerniera, noi siamo venuti qua, abbiamo fatto una mozione e l'avete bocciata, e poi permettete che poi dopo è ovvio che gli estensori, poi la gente si ricorda anche di taluni comportamenti, cioè non è che possiamo sempre fare i populisti e poi dopo pretendere la serietà dagli altri. Quando è venuto l'assessore Saitta, voi gli avete portato gli stivali qua a Villastellone. E dove credete che andiamo con questi atteggiamenti? Cioè, bisogna anche essere un po' seri, mi scusate, io penso che voi abbiate avuto i vostri problemi, li condivido da villastellonese, li condivido anch'io e me ne dispiaccio anch'io con voi. Però ce la siamo andati a cercare da un certo punto di vista. È ovvio che se noi non abbiamo, io la vedo così Francesco, se noi non abbiamo un appoggio politico forte, che noi riusciamo a fare una politica territoriale. Mi scusi. Io l'ho lasciata parlare, però io sono andato a leggermi gli atti della delibera della regione. Nel protocollo d'intesa il comune di Villastellone non c'è. Stiamo alle carte. Vabbè, dai. No, sta remando lei contro il suo stesso comune, perché quando io ho cercato di dare una mano, lei vota contro. E ancora oggi lei mi dice che voto contro perché ho portato un argomento in consiglio comunale che voi togliavate sotto banco e vi fate forza delle delibere di Santera. Ma cerchiamo di guardare la realtà per quello che è, signor sindaco. Io pensavo che era lei che veniva qui e diceva: ragazzi, qui c'è da fare la guerra per andare, visto come l'ha fatta per l'ospedale, una guerra tra l'altro che lei ha perso, mi scusi di dirlo. Ah beh, che bella vittoria di Pirro, mica, non abbiamo l'ospedale, abbiamo vinto, abbiamo perso. Vabbè, però alla fine, teniamo la discussione sul tema, diciamo, di questo. Sul tema, io stavo cercando di parlare del tema. Il tema è che nel protocollo d'intesa il nome di Villastellone non c'è. Nell'affidamento dei finanziamenti Villastellone non c'è. Io come comune di Villastellone mi sarebbe almeno piaciuto come figura, no? Dire: ragazzi, noi non siamo d'accordo, se è vero tutto quello che avete detto, motivo per cui oggi bisognerebbe votare tutti insieme questo ordine del giorno, secondo me, poi io mi sbaglio, la politica la faccia lei che la sa fare meglio di me e ottiene i risultati. I risultati, sindaco, è lei, cosa le devo dire? È colpa mia che non le hanno dato 1,5 milioni di euro? Io che da febbraio che cerco di portare all'attenzione di questo consiglio certi problemi, io penso che la mia parte l'ho fatta e vi ho detto anche: vi do una mano. Lei mi ha sputato in faccia quando io le ho detto una cosa così, adducendo cose che secondo me non erano neanche da addurre. Io ho cercato di fare la mia parte, lei non l'ha voluta, mi dispiace, perché pensa che di qua c'è un nemico e forse quando lei capirà che di qua non c'è un nemico ma c'è un suo cittadino che lei ha il dovere di tutelare e magari anche il dovere di cercare di collaborare con lui, magari dei risultati maggiori in questo paese lo portiamo. Se invece di portare gli stivali a Saitta concordavamo una linea, magari qualcosa in più si muoveva. È ovvio che poi la politica si fa nella realtà dei fatti, ragazzi, onestamente, però poi possiamo dire che ci hanno detto tutti di sì, ma la realtà dei fatti, se i comuni, Villastellone non l'hanno messo, e questo è un dato di fatto, che poi sia colpa di Moncalieri, non lo so. Tutti e sei comuni, Villastellone non c'è, mi dispiace. E il fatto che anche stasera si porta un ordine del giorno e mi sento dire il suo ordine del giorno è superato da quello di Santena, cosa le posso dire? Mi dispiace soprattutto per il consigliere Gaido che ci ha lavorato tanto e che forse meritava una forza maggiore e non dei capricci. Ecco, perché qua la mettiamo su fare dei capricci. Allora tu mi hai detto, io ti ho detto, tu sei di qua, io sono di là. Mi dispiace, guardi, sono veramente allibito. Grazie consigliere Gaido. Allora, consigliere Gallo, scusa, ci sono altri interventi?
monopolizzare queste cose, Walter. Allora, quando noi abbiamo votato no, ci abbiamo messo la faccia di Corona Verde, dando le nostre motivazioni. Quando è venuto Saita abbiamo dimostrato il nostro no, però gliel'abbiamo detto. Moncaglieri ha preso in mano il progetto di questa cosa qua, l'ha fatto di nascosto, non ha avuto il coraggio neanche di dire Villastellone non ti metto. Hai capito? No, ma per dire, il capofila all'epoca prendeva il capofila, ha fatto finta di niente e cercava di farlo passare così. Aspetta, però... Aspetta, aveva chiesto la parola il consigliere De Maria. Scusate. Prego, consigliere De Maria. Prego. Ma io solo due cose veloci, spero di essere a fare un intervento un po' più sobrio, visto che gente che va, gente che viene, insomma. Io ricordo solo che tempo addietro avevamo fatto delle interpellanze legate a due progetti importanti per le piste ciclabili. Sono contento che Gaido Claudio abbia preso in mano questo percorso, però già all'epoca penso che lui fosse sensibile nei percorsi ciclabili sicuri. In tutte e due le volte, però, all'epoca l'assessor Villa, però io non do la colpa solo all'assessor Villa, come non elogio singolarmente le persone, perché la maggioranza è unica, ok? In quell'occasione lì la maggioranza ci aveva detto in consiglio comunale che stavano partecipando alle riunioni perché c'era capofila Racconigi, bla 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 bla. Tutto vero? No, tutto falso, perché sia per Corona Verde che per Vento Villastellone non ha mai partecipato, ok? Per cui questa è la sensibilità sul fatto che questa maggioranza sia sensibile alle piste ciclabili. Claudio, permettimi, state arrivando all'ultimo, magari perché ci sono vicino le elezioni e magari bisogna fare qualcos'altro. Questo per essere chiari. Poi, per carità, meglio tardi che mai, ma io quello che invito, se nel caso dovreste poi governare per altri 5 anni, che quando vi chiediamo le cose ci diciate le cose vere, perché ripeto, le cose che ci avete detto l'altra volta sugli altri due progetti, che qua dentro avete detto che sì, come no, li seguiamo, poi non avete partecipato a nessuna riunione, un po' girare le balle, far figure. Io come consigliere comunale di Villastellone, sentirmi dire no, Villastellone non è mai stata presente, per cui insomma. E poi dall'altra parte mi fa piacere un'altra cosa rispetto alla nostra interpellanza fatta su come la maggioranza di Villastellone e il comune di Villastellone si voleva muovere sul discorso dell'unione dei comuni, ok? Ci avete detto che a noi non interessava perché il sindaco aveva detto che non era utile. Questa è la dimostrazione che per partecipare e avere più possibilità di vincere nei bandi bisogna fare sinergia con gli altri comuni. Non ribadisco le cose dette dal consigliere Gallo, perché le dice in maniera un po', insomma, un po' bellicosa e non mi piace ridirle. Però qua dimostra il fatto che in certe occasioni, in questa sala, voi avete detto, anche per altri argomenti che non cito perché sennò andiamo fuori argomento, che c'eravate in quelle discussioni, ma non vi ha nessuno visto, ok? Per altre situazioni. Per cui Villastellone, se vuole avere un peso politico anche negli altri comuni, e magari essere credibile quando dice vogliamo entrare anche noi in questo progetto perché in questo progetto ci interessa, e magari arriviamo anche in ritardo. Signore, se partecipiamo alle istanze siamo più credibili, ma se diciamo in giro che partecipiamo e poi non ci partecipiamo, la figura non la fa solo la maggioranza di Villastellone, la fa anche la minoranza e tutti i cittadini di Villastellone. Con questo chiudo dicendo che finalmente c'è qualcosa di concreto, ne siamo felici, meglio tardi che mai. Grazie. Grazie consigliere De Maria, prego la parola al sindaco. Parto dal fondo. Noi al progetto Vento abbiamo partecipato e siamo tra i partecipanti. Alle riunioni, adesso mi spiace entrare in questo argomento, ma a me risulta che Villa fosse sempre andato, me l'ha assicurato anche lui. Adesso viene fuori che non andava, non vorrei scoprire degli altarini, ma ti invito a essere sicuro di quanto diceva. Comunque, partecipare al progetto abbiamo partecipato, siamo tra i comuni. Per il resto, per questo progetto della regione, grazie a Claudio e al comune di Santena al quale ci siamo rivolti e a quello di Cambiano, che eravamo i tre, diciamo, tra virgolette fondatori del... Ah, no, parte un altro, ancora una risposta.
l'unione dei comuni non è la partecipazione tra i comuni. L'unione del comune vuol dire che tra due o più comuni se ne fa uno unico. Nessuno qua l'ha fatto, l'avevano fatto in passato tre comuni molto più piccoli dei nostri, no, Pancaglieri che si era unito, quei tre comuni lì, Virle, Lombriasco e Pancaglieri, che avevano iniziato a fare l'unione dei comuni, l'hanno sciolta perché è infattibile la riunione. Quindi l'unione dei comuni, quello che invitava a fare un decreto Renzi nell'unione dei comuni era di fatto infattibile, noi non l'abbiamo fatto, per fortuna non l'abbiamo fatto perché chi l'ha fatto è tornato indietro. Cosa diversa è la collaborazione tra i comuni, cosa che mi pare esista. Ripeto solo per ricostruire la questione com'è andata. Il comune di Villastellone era tra i tre che ha lanciato l'idea di fare questo progetto. Il progetto di Massima era stato condiviso col comune di Santena. È cambiato, nulla è cambiato più, è cambiato il capogruppo, prima Moncaglieri che ci ha messo il progettista, passato poi a Chieri e scomparso il tratto di Villastellone. Quando l'abbiamo fatto presente a tutti gli altri comuni, sono tutti caduti dal pero, nessuno si era accorto che mancava il tratto di Villastellone, è così? Quindi non è che tutti gli altri comuni erano coalizzati con Villastellone, diciamo per usare un eufemismo che c'era stata una dimenticanza da parte del progettista messo dal comune di Moncaglieri che non aveva messo Villastellone. Davanti alla richiesta perché c'è stata questa dimenticanza, ammesso a denti stretti che non si era trattato di una dimenticanza, ma che non bastando le risorse si era reso necessario eliminare un comune. Chi aveva deciso che fosse Villastellone non si sa. Scusami se non mi faccio interrompere. Villastellone è andato lì, ha portato all'attenzione degli altri comuni questa, chiamiamola, dimenticanza. Tutti gli altri comuni hanno detto non è giusto, faremo una volta approvato il bando, se ci finanziano rientrare anche Villastellone, tutti, quindi una certa credibilità a livello intercomunale ce l'abbiamo, altrimenti non si sarebbero presi a cuore il problema. Santena addirittura chiede, si rende disponibile a devolvere i propri fondi pur di farci rientrare, per una questione di correttezza umana, perché Santena era quella che forse più di ogni altra si era reso disponibile a far entrare la nostra proposta. Quando succedeva questo a marzo, quando io e Gaido andavamo al Consiglio Comunale a Chieri, anche un po' arrabbiati, facendo valere le nostre ragioni, il consigliere Gallo non c'era, forse dormiva, era distratto, non si sa, portava avanti altre istanze. Fatto sta che dormiva, non se n'era neanche accorto, se ne accorge 6 mesi dopo e ci dice: sapete cosa dovete fare? Dovete proporre che anche Villastellone nella convenzione, cosa che noi abbiamo fatto 6 mesi fa, e adesso pretende che noi approviamo l'ordine del giorno. Tra un po' verrà fuori con un ordine nel giorno in cui ci propone di chiedere alla Regione di fare la rotonda nell'incrocio per Carignano, cosa fatta 5 anni fa, perché lui arriva sempre un po' in ritardo, purtroppo è distratto. Allora io invito il consigliere Gallo, se è un po' distratto, a svolgere, e poi viene qua e critica anche la maggioranza che ha fatto quello che lui propone di fare adesso, l'ha fatto efficacemente 6 mesi fa. Quindi io respingo al mittente tutte le sue accuse. Dopo prendi la parola, però non è un dialogo, dai, ognuno felice il suo intervento. Sono felice che grazie all'intervento e all'attenzione dimostrata da Gaido siamo riusciti a far presente la dimenticanza e chiedere il rinnovo. La mozione ovviamente non poteva essere fatta da Villastellone né dal Consiglio Comunale di Villastellone perché non era tra i comuni presentatari, la deve far per forza uno che ha presentato e ce l'ha fatta Santena a nome nostro. Ho già sentito il sindaco Martano ancora prima delle vacanze, mi ha confermato la disponibilità a far rientrare Villastellone, io la voglio definire un qui pro quo che c'è stato tra noi e il progettista incaricato da Moncaglieri. Fatto sta che abbiamo l'appoggio di tutti i comuni per far rientrare
rientrare anche Villa Stellone. Se a fronte di questo intervento bisogna sentire delle polemiche della minoranza, io non so per quali interventi comunali non si deve sentire più le critiche della minoranza, perché anche se qua riusciamo a risolvere e a rimediare a un problema che avrebbe potuto escluderci e ci prendiamo le critiche, allora criticate a prescindere, come direbbe Totò. Prego, consigliere Gallo. Cerco di riportare la calma se mi si riesce, guardi. No, vabbè, ma se lei continua a vedere il nemico al di là del suo orizzonte, degli suoi occhi, non andiamo avanti. Allora, se cambia atteggiamento lei, posso cambiarlo anch'io. Quindi, se lei non mi vede come il suo nemico, io posso cercare di essere anche collaborativo. No, non offensive. Allora, io ho letto il protocollo del Comune di Santa nel 13, io l'ho protocollato il 2, mi ha detto che sono fuori tempo, secondo me è fuori tempo il suo rispetto. Ma rispetto alla sua lettera sono d'accordo, ma io non sono in giunta. Allora. Vabbè, ma vede che lei vuole se lo offendere, lei che vuole che se lo offendere, io le ho chiesto se è possibile non vedere il nemico al di là dei suoi occhi, non ce la fa. Posso parlare col vice sindaco, visto che col sindaco non riesco ad avere un dialogo, posso parlare col vice sindaco. Francesco, posso circostanziare? Io non ho dormito, io a febbraio ho chiesto di poter aiutarvi, mi avete detto di no, a febbraio. Poi se il sindaco pensa che ho dormito, è ovvio che io chiedo, posso aiutarvi? Mi dite di no, cosa posso fare? Venire a bussarvi a casa? Cioè, io ho cercato di mettere il mio contributo, non mi si venga a dire Gallo, Gallo, Gallo. Gallo ha fatto quello che poteva fare, venire in consiglio comunale a chiedere, ragazzi, c'è una pista ciclabile da realizzare, possiamo lavorarci, posso dare una mano? Mi avete detto di no, quindi io le accuse, non so che accuse ho fatto, io solo ho detto, ho cercato di venire qua, mi hanno detto di no, che ci pensiamo noi. Poi io ho preso due documenti, io tutto il lavoro di Gaido, onestamente, non sono andato con lui la sera, non mi ha invitato, ecco, penso che Nico non sia venuto neanche con me in questi 6 mesi in giro dove sono andato io, ma io non lo pretendo, ecco, non è quello il discorso, non è quello, ma no, non è, siamo nemici, se siamo nemici non possiamo parlarci, perché tutto quello che dico è contro di me. Ecco, io quello che dicevo era un'altra cosa, politicamente la dico, secondo me noi abbiamo un po' peccato, e la dico così, ecco, nella nostra possibilità di relazionare con il territorio. Perché? Poi si può dire colpa di Moncalieri, ci possiamo nascondere dietro le dita, ma il protocollo d'intesa è stato firmato da dei comuni, non è caduto dal cielo, e quando queste persone firmano vedono cosa c'è scritto, e quindi non si può dire siamo, ci vogliono magari far credere che c'è solo uno cattivone che non ci vuole, ma tutti gli altri 6 sono complici di questo cattivone, cioè, se la vogliamo mettere lì. Secondo me ci è mancato un po' l'aggancio politico, se posso dire la mia, poi torno a ripetere, fate come volete. E da un certo punto di vista, che la minoranza venga e presenti un ordine del giorno in cui chiede di essere riammessi, secondo me non è lo scandalo, perché secondo me se ci hanno fatto fuori, così come dite voi, secondo me un documento del Consiglio Comunale che dice non c'era solo il sindaco, il consigliere Gaido a volerlo, c'è tutto il Consiglio Comunale che lo vuole. A casa mia non è uno scandalo, è una posizione che rafforza una determinata posizione. Voi oggi la volete bocciare perché qui c'è il nemico, perché così è il discorso, non è che la bocciate nel merito, perché nel merito penso che siamo d'accordo, voi la bocciate perché è firmata Gallo Valter, perché voi fate la politica, non vuoi, io non ce l'ho con te Francesco, scusami, ma in questo caso sei il rappresentante della maggioranza che mi sta votando contro, siete contro Walter Gallo, non siete contro almeno così mi è sembrato di capire, che Gaido andava a propugnare le stesse cose che chiedo io. Ecco, dal mio punto di vista, fossi io sindaco, la metto così, io che il Consiglio Comunale mi sostiene unito trasversalmente, secondo me è un atto di forza, non è un atto di debolezza. Poi è ovvio, qui si fa la guerra a Walter, allora perché Walter bisogna dirgli di no? Però mi fate capire come noi possiamo uscire domani, ci sono i giornali qui che scriveranno e diranno l'emendamento che chiede di rientrare dal Consiglio Comunale è stato bocciato, e poi noi pretendiamo che Santa e tutti gli altri ci riammettano, perché questo è lo scenario che si sta dipingendo, onestamente ragazzi, io non voglio fare la polemica, sto cercando di ragionare se è possibile, un emendamento che chiede di farci riammettere viene bocciato,
da consiglio comunale, che vuol dire che non vogliamo essere riammessi. Io chiedo, andiamo alle parole, non guardate Walter, cercate di non guardare Walter, che ho capito che vedete Walter, vedete i fantasmi, cerchiamo di andare alle parole. Nelle parole vi si dice, andiamo e chiediamo di essere riammessi, votiamo contro e poi pretendiamo di essere riammessi, ma è fuori, io la vedo fuori di logica, scusatemi, poi sarò il nemico come mi dipinge lui, anche se non ci credo, io volevo solo fare la mia parte, volevo solo fare la mia parte per aiutare il paese ad averla. Poi quello che dice Gaido, lui vuole il pezzo di Santina, io sempre meglio piuttosto che niente, finisco, grazie Presidente, finisco, meglio piuttosto che niente, ma se il progetto è Chieri Po, ragazzi, noi dobbiamo arrivare a Borgo Cornalese, perché quello vuol dire andare al Po, non accontentarci di un pezzettino. E Castelnuovi, che è quello che ha fatto il progetto, lui questo voleva fare quando è venuto qui, ha parlato al salone. È ovvio che poi vedete il nemico, è voto no, è ovvio che poi le cose vanno in una certa dimensione. Poi io qui mi fermo e mi placo, mi prendo il mio no e andiamo a mangiare, ragazzi, scusatemi, ma io veramente ho pensato di fare il bene del paese, mi dispiace che il sindaco nuova mi vede come il suo nemico, il suo aggressore. Io ho pensato, leggendo gli argomenti, che fosse utile per il paese rientrare. Se per voi non è utile, bocciatelo pure, cosa vi posso dire? Grazie consigliere Gallo. Ha chiesto la parola il consigliere Buggin, capogruppo. Io sarò veramente veloce. Consigliere Gallo, siamo sempre allo stesso punto. Lei non è il nemico, perché se lei pensa che per noi lei il nemico, già sbaglia in partenza. Il discorso di bocciare l'emendamento è sempre quello, lei ha detto prima, ci sono i giornali, diranno l'amministrazione, la maggioranza ha bocciato l'emendamento perché è già superato, e capita spesso in questi banchi, in queste sedi, in commissione, che arriva un qualcosa che è già stata fatta. Ora, potete ridere quanto vi pare, il discorso dell'unione dei comuni nei bandi c'è sempre. Villastrellone partecipa a un sacco di bandi, basta vedere la cultura, la biblioteca, archivio storico, centro studi, cose che magari sui giornali non vanno. Okay? Ma si partecipa, okay? Con gli altri comuni c'è sempre sinergia, soprattutto con Santena. Okay? Questo che è successo non è perché Villastellone non vuole, perché Villastellone c'era, quello che è successo è perché c'è stato un qui pro quo, lo chiama il sindaco. Io personalmente, non a nome della maggioranza, ma personalmente credo che sia stato un atto politico per gli stivali di Saitta, perché quando sento parlare che il comune di Villastellone, la maggioranza del comune di Villastellone viaggia sempre da sola, non chiede aiuto eccetera, quello che dico io ad esempio, quando c'era da parlare dell'ospedale unico, noi ci siamo battuti per averlo qua. Altri vi siete battuti, altri, voi avete fatto una bella serata, con Saitta, con la quale si diceva, ma sì, lo facciamo a Moncaglieri, ma qua magari a Santa Croce qualcosina può venire fuori. Loro. No, ma aspettate, scusate. Poi parlo con lui, voi. Scusate. Ok. Finisce l'intervento così. Questo è quanto. Quindi non la stessa compattezza ci doveva essere lì come ci doveva essere qua. Sì, per carità di Dio, ma Villastellone, per quello che ne so, può valere. Che a voi piaccia o meno quello che come, diciamo così, come organizziamo come organizziamo i lavori, ci può stare, non è, anzi, è giusto che sia così. Ma sentirci dire, come questa sera, che noi siamo quelli che non vanno alle riunioni, io questo, ripeto, non lo so, non mi sembra, non posso escluderlo, però Franco, se l'hai saputo vuol dire che qualcosa di vero ci sarà, quindi questo non lo voglio neanche prendere in considerazione, però valuteremo e andremo a scoprire anche quello. Ripeto, il fine dei giochi per voi può non piacervi, ma sentirmi dire che Villastellone viene presa per il culo dagli altri comuni da parte di Gallo, questo credo che non sia tanto sbagliato, quello non sia tanto giusto. Poi, ripeto, ognuno è libero di pensare quello che vuole, stia tranquillo, consigliere Gallo, lei non è il nemico, anzi, ma proprio non è nemico neanche, ok? Grazie.
Allora, ha chiesto la parola a consigliere del Vento. Sì, cerco di non mettere ulteriore legna nel calderone. C'è un progetto del 2016 che è stato promosso da alcune associazioni di Chieri, fra cui il tuo parco Muoviti Chieri e Ciò che vale, che è, il cui presidente Alberto Guggino, persona che conosco molto bene, mi parla appunto di questo progetto da tempo, progetto che ha già visto tra l'altro la realizzazione di una pista ciclabile fra Buttigliera d'Assi e Moriondo Torinese, e che è, sono i promotori in primis, perché questo qua è un progetto che nasce dal basso, di quello che è il progetto che, di cui stavamo dibattendo e che coinvolge parecchi comuni, fra cui c'è Pecetto, Pino Torinese, tutti i comuni della collina torinese e via discorrendo. Quindi non è che proprio è da ieri che si parla di piste ciclabili sul territorio. Io ne sono a conoscenza da parecchio tempo di questo progetto, tant'è che io a lui stesso avevo chiesto: ma perché Villastrellone non è coinvolto? Lui mi ha detto: ma Villastrellone, so che il progetto finisce alla Petronas, non mi ha mai spiegato il perché poi lui non era il vice sindaco di Mombello, non lo è più, però non, le dinamiche politiche non me l'ha saputo spiegare, non entro in merito. Quello che vi posso dire, se vi può, lo dico a te Claudio, che magari ti può, io posso facilitarvi se volete mettermi in contatto con queste associazioni, perché sono loro veramente i promotori di questa iniziativa, perché loro si occupano di ciclabilità da parecchio tempo e sono proprio partiti con questo progetto, che poi si è evoluto ovviamente tramite, grazie al sostegno poi dell'amministrazione, quindi il sostegno politico delle varie amministrazioni, in quello che è il progetto di cui stavate parlando, che mi risulta che tra l'altro ha già avuto il benestare anche della regione e quindi i finanziamenti arriveranno. Lui così mi ha detto, però credo che sia l'altro progetto. Allora probabilmente stiamo parlando di lui. Comunque, se volete, io vi posso mettere in contatto molto volentieri, perché so che questo progetto qua è un progetto che è stato presentato nel 2016, eh? Ok. Santena, Cambiano, Trofarello, Poirino. Castelnuovi ha iniziato a lavorare nel fine 2017, cioè gennaio 2018. Però io credo che parlarsi non faccia male, per questo punto mi sembra strano che ci siano due progetti paralleli che viaggiano in contemporanea. Che cambino, no, però mi ha parlato del capofila del comune di Chieri, quindi penso che non sia molto diverso, non lo so. No, boh, vabbè, sono due cose diverse. Grazie consigliere del Vento, passerà a questo punto la votazione. Se la vuoi fare, però... Ovviamente il gruppo di consiglieri Villastrellone Democratica sosterrà l'emendamento, sosterrà l'ordine del giorno che l'ha presentato. Ne approfitto solo per circostanziare una cosa velocissima. Io non ho detto che Walter ha preso per il culo, l'altro ha preso per il culo. Il discorso è che ci hanno fatto credere che ci mettevano e poi non ci hanno messo. Questa è la realtà dei fatti. Poi finiamola okay. Qua. Secondo me, io torno a fare un appello ai consiglieri di maggioranza di sostenere l'emendamento, perché dal nostro punto di vista l'unione fa la forza e riusciamo a essere più incisivi nella battaglia se veramente vogliamo il milione e mezzo, e se veramente volevamo i 300.000 euro per il Santa Croce, magari due stivali in meno, un po' di furbizia in più avrebbero portato anche i 300.000 euro. Un milione e mezzo qui e 300.000 sono 2 milioni. Grazie consigliere Gallo, la passare la votazione a questo punto. Faccio un intervento anch'io dicendo che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno, perché comunque credo che tutto si può dire, ma non si può dire che il consigliere Gallo non abbia dibattuto più volte da quando ha iniziato insomma questa tornata amministrativa, non abbia parlato e non abbia più volte spronato a lavorare sulle piste ciclabili, che poi voi lo facevate comunque, onestamente neanche noi non è che ne avessimo tante notizie, però mi fa piacere che invece se ne parla, quindi noi votiamo a favore, quantomeno per l'impegno che il consigliere ci ha messo. Grazie. Per questo progetto. Grazie. Scusi Presidente, non potrei fare la dichiarazione di voto. Grazie. Non fare mai la dichiarazione di voto.
Volevo chiedere, visto che mi pare che ci sia stato un problema un po' di cattiva comunicazione, sia forse da parte della maggioranza che dell'opposizione, chiedere al consigliere Gaido, una volta avuta la conferma del, come dire, del, della partecipazione del comune di Villastellone all'interno del bando, se in qualche modo anche per via mail ce ne fa comunicazione. Grazie. Grazie consigliere Rasoli, dichiarazione di voto anche del vice. Noi voteremo contro l'emendamento, anche perché l'emendamento è superato almeno 6 mesi fa, quando siamo stati soci fondatori assieme a Santena, quindi non c'è nulla di aggiornamento in più rispetto a quello che già è in essere e esistente. Grazie vice sindaco. Allora a questo punto passerà alla votazione. Presenti 12, astenuti nessuno, votanti 12, voti favorevoli 4, voti contrari 8. L'ordine del giorno è respinto. Non sono pervenute interrogazioni e interpellanze, per cui grazie e buonasera a tutti.